Dario, una volta ho cagato verde, ecco, questo può essere un problema. Dario, perché mi odi, non ti odio. Dio, madonna, troppo c'è più a cosa cazzo di tavolo! Ma perché mi devi gridare? Ma perché mi gridi? Poi per favore non urlarmi, ti prego, mi dà fastidio. Cavolo, basta. Cioè, ragazzi, ma mi sembra normale, ora cosa ho fatto? Perché ho appoggiato i gomiti, uno mi deve urlare nell'orecchio così. Non è amore una volta, ti ci appoggi da 3 anni su questo tavolo di merda. Allora giustamente mi sembra un buon motivo per urlare. Sì, grazie a Gianfranculo. Non mi sto appoggiando. Voglio solo che vederti, devo capire che non ti vedo. Come procede la quarantena per voi? Bah, se. Vi svelo un segreto, per me non è cambiato assolutamente niente, la mia vita è uguale a sempre. Beh, non è vero, usciva a Pontedera, usciva a Pisa. Però sì. Oggi è successa una cosa in casa che non mi era mai successa in vita mia. Sì. Prendo i popcorn e volevo finire questi cazzi di i poppi. L'ho messi nel piatto con la carta forno, si vede ce l'ho tenuti troppo, è scoppiato il piatto. Immaginate se l'avessi fatto io. Questo era quello grazie che dico. Grazie a 94. Guarda Agnese, ne hai fatte di tutto. Amore, cosa c'entra? Se l'avessi fatto io, non cosa avrei... Non ho detto niente. Cosa avresti fatto se l'avessi rotto io il piatto? Nulla. Cosa devi fare? Niente, butti via, la pulisci e basta. Okay. Avrei sbuffato. Io ho sbuffato? No, vabbè amore, però non c'è, hai sbuffato in mille altre occasioni, cioè, hai trovato il vomito del gatto, ti manca po', ma diventi Majin Vegeta. Però cioè. Il tappeto è ancora lì sporco di vomito. Ah, quello sì, faccelo a porta a te ora. No, ora non si può appunto, cioè. Oddio, ma come se fosse colpa mia poi. Oddio, ma è incredibile comunque, amore, ma ogni volta che dobbiamo venire in live fai ste scene, cazzo. Ma iniziato te, cosa vuoi? Ma non è vero. Cosa ho fatto io? No, e io sì, ma io no, ho detto nulla. No, non ho detto così. Ah, immaginate cosa avrebbe fatto lui. Una domanda ho fatto, ah, una domanda, niente. Così. Aia, che cazzo. Ciao Dario, guarda il video delle sghede e poi torno, va bene? Ok, ma lo puoi vedere dopo il video. Le sghede. Agnesona no, mi fa schifo, Free, veramente, guarda, quello è Agnesona no. Al massimo Agnesina, come dice Tuono. Quando Agnese aveva il male al dente, aveva questo dolore al dente, la prima volta che me l'ha detto, ho fatto, guarda Agnese, fai una cosa, se ti fa così male prendi Loki e lo provi a sfiammare un po'. Grazie a Dead Mosky. Ah, va bene. Una settimana, dolore. Ma io, dolore. Amore, perché mi devi rappresentare così, che per dico una che rispondo così quando chiamala non è vero. Chiamala su mamma. Mamma, mi fa male il dente. Prova a sfiammarlo con Loki. Sì, Loki, preso, finito il no, dolore. No, perché io cerco di resistere. Poi se muoio e non ce la faccio più dal dolore, è ovvio che lo prendo. Ma è un Loki, non è che ti fanno una dose di metadone nel petto. Ciao Dario, mi fai un jingle incazzato? Marlon! Ma non è che capitolo di nickname? Marlon. Io ho finito una confezione in 6 giorni. Di occhi. Boh, che cazzo c'hai? Non grattarti, scimmia. Va bene, è offensivo, scimmia, quindi mi dissocio. Grazie a Laponeone. Napoleone era fatto così. Ciao, Wally. Dario, ho la febbre, ti prego, dammi una mano. Dammi la mano. Dammi la mano che mi dai le vene. Dammi la mano che mi dai le vene. Mi dissocio. È solo una canzone. Ma come fai a buttarti giù così? Me lo spieghi? Non mi sento tanto bene, ragazzi. Devo fare. Madonna Dio. Va bene. Allora, ora rimani lì. È caduto, ragazzi, è caduto. Lo so che è caduto, ma... Oddio, si è risvegliato. Ho trovato questo tesoro. In mente l'ho svenuto. Che puzzo. Ce le butti te le robe dentro? No, so se c'ha caso. No, no, c'è puzzo tipo di carta.
Mi rompi i coglioni sul fatto di non appoggiarmi coi gomiti e poi fa questo. La puntura mi ha fatto per la sensibilità delle gambe. Amore, guarda. Va. Non riesco. Aspetta. Aiutami. Allora? Aiutami. Non so cosa fare. Tirami su. Aspetta. Non so come tirarti su. Aspetta. Aiutami. Amore. No, sono troppo peso, ti sfondo. Come faccio? Le gambe. Aspetta, aspetta, ho un'idea, Mi metto col culo. No, 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 fermo. Amore, aspetta. No, stai fermo, un'idea io ce l'ho. Amore, ho la fatica, mi... Stai fermo. Oh. No! Amore, lo sforzo. Dai, che ti... Mi sono fatto cagare addosso lo sforzo. Aspetta. Mi giro. Puntura. Non so cosa devo fare. Aspetta. Allora, faccio leva. Sto facendo leva. Aspetta. E fammi ma allora. Aspetta. Guarda come sono mosce. E cosa devo fare? Sono mosce. Ti puoi tirare su ste gambe un attimo? Aspetta. Siediti, Dio Cristo. Aspetta. Metti una gamba lassù. È quello che volevo fare io. Mettila di lì. Alzala di via. Aspetta. La gamba. Quella a destra. La gamba. Aspettala di lì. Ecco qua. Aspetta. Casco. Ma non è vero, sei seduto. Casco. Amore, la sensibilità. Aspetta, dai, c'è un trucco. Aspetta. Ecco fatto. Bravo, la sinistra l'aiuti. Pronti, sono pronto. L'ho riacquistata. Vecchia Romagna, intense emozioni. Molto contento. Sì, chi te l'ha detto? Chi te l'ha detto? Mimmo Styles si è abbonato al canale. Mimmo Styles. La puntura! Ah! È svenuto di nuovo. Amore. Le gambe. No. Ora le braccia. Aspetta. Ma io come fai? Aspetta. Ragazzi, io non so, c'è anche te. Un'idea. Aiuto. Amore, aiutami. No. La montura, che animale era? Aiutami, amore. Ma le gambe. Aiutami. Come faccio? Aspetta. Le braccia. Aspetta. Ecco. Ma non riesco. Le braccia. Aspetta. Stai rigidendo apposta. Tira sulle braccia. Eccole. Appoggiale. Brava. Aspetta. Ma adesso le gambe le puoi tirare su. No, perché si sono rigidite. Cioè si mu- Amore. Allora aspetta. Ma le gambe le puoi muovere, guarda che vanno sulle braccia. Aspetta. Oddio. Aspetta. Cosa devo fare? Allora. Brava. Non riesco, eh. Ecco, questo c'è a me. Mi deve essere qualcosa di una pista strana, qualcosa. No, ma perché avevi la zanzara che mi appunta a me? Non voglio che ti sto male veramente. No, ma era l'insetto, ragazzi, gliel'ho tolto, capito? Crude proprio. Sì, oggi non so cosa sta succedendo, Giuli. Ma ha pinzato una bestia. Fammi vedere un attimo. Ma davvero sei tutto rosso.
Hai visto che... Cosa c'è? Cosa... C'è uno col suo attuale capotreno del hype train. Ma che cazzo è? La smetti. Ma che coppia particolare che siamo. Oh! Facciamo come nei film. Cioè? Che ci stanno 3 ore per baciarsi. Ancora! L'abbiamo... Basta con l'imitazione, no, del amore, cipe. No, che per terra. L'ho vista già prima, Cristo. Ho un'idea, amore. Forse so come... So come curarti la ferita. Come? Con un bastino? Sì. È vero. Cosa, amore? Basta che fai come alle gambe. Ecco fatto. Ecco, è passato. Grazie a hashtag Berna. Avete rotto i coglioni. Dio meo. Per Emocia Twitch, un canale su cui poter contare, esatto. The world! Ora il tempo si è bloccato. Dai, però voglio spezzare anche una lancia per Pizza Morte. Per me ora che ottenga il VIP. Eh sì, si chiama Pizza Morte normale o c'è dell'altro? È importante, Pizza Morte. Molto bravo. Lasciatemi cantare. Personaggio preferito di Amtaro? Ma dei criceti? Boss. No, i criceti boss. Sciarpina tutta la vita io. Boss e poi Pigrox. Come si chiama? Quello dorme nel calzino. Sì, ma non mi ricordo come si chiamava. Pastas. Ronfo. No, Ronfo è... No, Ronfo è... Ronfo è il folletto della mia divisione. Ronfo. Ah, no, ok, è Onfro. Onfro. Non so neanche Ronfio. Parlare. Prantos. E basta, loro. E poi mi stanno tutti... Gli personaggi umani mi stanno tutti sul cazzo. Inutili esseri. Oggi è stata una bella giornata, ma domani lo sarà ancora di più. Va bene, rotto il cazzo. Un giorno ti moriranno i genitori, no? E smetti, l'amore, ma perché devi essere sempre così? Sempre rovinare le cose. Perché sei diventato così cinico? Cioè, anch'io sono cinica, cazzo, ma non così, non fino a questi punti. Veramente. Tutti moriamo, moriranno anche i suoi genitori, no? I criceti muoiono dopo 2 o 3 anni. Va bene, amore, sì, ok. Quanto dura un criceto? 4-5 anni? Sei uno stronzo, ecco. Grazie a sei. Luca in Croft per l'euro. Come fai a essere un giornale? No, e qui questa positività, non ci vogliono le difficoltà che nella cazzo vita. Stai non dicendo? Non c'è mai la difficoltà... Ma certo che ci sono, ma se no... Non trovo più il seme e se l'è messo nel culo, boss. Ah, merda, vabbè, almeno non insaporisce. Amore, questa favore, è la puntata. Ti prego, mi sta rovinando il cartone della mia vita. Capito, Amtaro. Ora piango, mi viene da piangere. È carino. È carino, Antaro. H come Antaro, A come Miplax e con le Firezix. Grande avventure. Grazie a Enrico. Antaro, C come cazzi. Oh. Per non rovinarmi il cartone, eccetera. È vero. C come cazzi. Di cosa parla? Resident Evil? Mm-hmm. Di cosa parla, amore? Parla di un'associazione che si chiama Umbrella Corporation. Ok. Che fa esperimenti in laboratorio e crea un virus chiamato virus T. E praticamente il dottore... Ma non voglio spoilerare. Vai, è un gioco di 30.000 anni fa, il dottore? Il creatore di questo virus lo beve... Ok, lo beve. Sì, ok. E come si chiama? Il dottore o il virus? No, il dottore. Tyrant. Dottor Tyrant. Si chiama Nemesis. Va bene, amore. Dottor Pivetta. Nemesis è di Silent Hill. L'inizio era buono perché si ricorda proprio l'inizio e poi basta. No, comunque è così. Poi arrivano praticamente a Raccoon City che viene praticamente... Chi è che arriva? I nostri eroi. Chi sono? Jill. Sì. E Eric. Eric, a parte no. Che non è proprio così, poi no, non è... No, amore, no. Eric, famoso Eric.
Pizza Morte, Pizza Morte, un canale pieno di sorprese, Pizza Morte. Pizza Morte, Pizza Morte, un canale pieno di sorprese, Pizza Morte.